vincitore l'Isola dei Famosi 2018, ecco chi è il favorito assoluto. L'Isola dei Famosi 2018 vincitore assoluto, ecco chi è il favorito di questa edizione. Chi sarà il vincitore di questa Isola dei Famosi 2018, video. Ormai stiamo per avvicinarsi verso il gran finale di questa 13ª edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi che sta ottenendo risultati d'ascolto molto positivi e il pubblico da casa si sta chiedendo chi potrebbe essere il trionfatore assoluto di quest'anno. Del resto non mancano tantissime puntate al gran finale della 13ª stagione, a metà aprile scopriremo il nome della persona che erediterà lo scettro del vincitore da Daraz Degan, trionfatore dello scorso anno. Chi vincerà l'Isola dei Famosi? I sondaggi. Ebbene in queste ore sul web e sui social impazzano i primi sondaggi e anche i pronostici su colui o colei che potrebbe essere il trionfatore assoluto di questa cancelletto Isola dei Famosi 2018. Al momento in testa alle preferenze resiste Jonathan, che proprio ieri sera ha commosso tutto il pubblico da casa con un discorso molto toccante sull'amore e sulla sua volontà di diventare padre al più presto al di là degli orientamenti sessuali. Pur essendo molto sibillino sulla sua natura sessuale, Jonathan ha dichiarato che gli piacerebbe poter diventare genitore al più presto, aggiungendo di avere tanto amore da dare. Al momento, però, non avrebbe trovato ancora la persona giusta e in più sembrerebbe che sia tormentato dai dubbi e dal fatto di non sapere se riuscirà ad essere idoneo per ricoprire questo ruolo. Ecco la meno amata di questa Isola dei Famosi 2018. Jonathan al momento sembra essere in pole position per la vittoria di questa cancelletto Isola dei Famosi e nel caso in cui ciò accadesse, per lui sarebbe la seconda vittoria ad un reality show. Ricordiamo, infatti, che Jonathan è stato uno dei vincitori del Grande Fratello condotto all'epoca da Barbara D'Urso, la quale proprio quest'anno tornerà al timone della 15ª stagione del reality show in onda su Canale 5. Ma al momento Jonathan non è l'unico concorrente favorito, video, per la vittoria finale di questa Isola dei Famosi 2018. In pole position vi è anche la cantante Bianca Azzei, molto amata dal pubblico che in queste settimane ha seguito e si è appassionato alle vicende dei naufraghi in gara. La meno amata dal pubblico social e quindi non candidata alla vittoria finale di questa isola sembra essere la showgirl Alessia Mancini, che in molti ritengono la stratega del gruppo e di questa intera edizione. Voi per chi farete il tifo quest'anno? Ditecelo nei commenti.